Ciao a tutti, benvenuti all'Angolo del Focolare, buon lunedì mattina, buona settimana a tutti. Benvenuti in questo nuovo Motivational Monday. Oggi è domenica per me e volevo fare un Motivational Monday un po' diverso dal solito per condividere con voi il pranzo di questa domenica. A volte si pensa che ricevere amici o parenti, la famiglia, così magari all'improvviso possa essere complicato, difficile, non si sa da dove partire. E sta per arrivare la mia famiglia a pranzo, è 12:20 e non tutta la famiglia, vengono solamente mia sorella, il marito e i bambini. E fa tanto freddo in questo periodo, stiamo aspettando che arrivi la primavera, ancora non sta arrivando e abbiamo proprio voglia di uscire, ma fa ancora troppo freddo per poterlo fare e riuscire a godersi veramente il parco. Con questa scusa ci vediamo per il pranzo della domenica e non deve essere sempre complicato trovarsi con chi si vuole bene, non si devono necessariamente sempre fare dei pranzi complessi. In particolare noi di solito facciamo la spesa il lunedì, quindi la domenica non c'è proprio niente in casa, per cui volevo vedere insieme a voi come riusciamo a preparare un pranzo improvvisato, come riusciamo a preparare una bella tavola, perché anche questo avevo voglia di invitare la primavera ad arrivare con una bella tavola primaverile. Il mio trucco è meno primaverile, ora che noto. E quindi invitare la primavera ad arrivare con una bella tavola primaverile e con un bel pranzo in famiglia. Per cui, bando alle ciance, davvero è ora di iniziare perché stanno per arrivare tutti. Per cui iniziamo a preparare la tavola insieme. Inizio come mi ha insegnato nonna col preparare la tavola. Una volta che è pronta la tavola, poi quando arrivano gli ospiti si può iniziare anche tutti insieme a preparare qualcosa da mangiare. Dopotutto quello che preparo io sono appunto preparazioni molto semplici. È anche bello quando si invita la famiglia, quando si invitano determinati tipi di amici, preparare tutti insieme, trovarsi comunque sempre in cucina. Non so se capita anche a voi di trovarvi alla fine sempre in cucina a cucinare e chiacchierare tutti insieme. Ho deciso di mettere una tovaglia neutra e dei piatti fioriti proprio perché avevo voglia di primavera. Sono dei piatti un po' delicati che devono essere lavati a mano, per cui ne approfitto quando non siamo in troppe persone a tavola per poterli sfruttare e per non avere centinaia di piatti poi da lavare. Preparo poi la tavola con dei semplici tumbler per l'acqua e dei calici per il vino, decorando poi il tutto con una piccola composizione di calancoe, che sono questi fiori che ho preso il giorno prima in fioreria. Prima che arrivino gli ospiti inizio a preparare un piatto di formaggi che può essere utilizzato come antipasto, ma noi lo utilizziamo come tra virgolette secondo piatto, comunque come chiudipasto. Cerco di tenere sempre in casa almeno 2-3 formaggi particolari per questo tipo di occasioni appunto improvvisate. Preparo poi dei salatini da poter sgranocchiare mentre si prepara il pranzo e le olive sono sempre le preferite, almeno dei bambini, ma anche le mie, devo ammettere. Il piatto forte, il piatto unico di oggi sarà un risotto, per cui metto su il brodo per preparare il riso e poi lascio tutto in mano alla mia mamma, che è l'esperta della famiglia dei risotti, e iniziamo quindi a cucinare insieme. Nel chiacchierare ai fornelli iniziamo anche a stappare una bottiglia di vino e prepariamo un risotto normalissimo, non c'è una ricetta particolare e la cosa importante appunto è lo stare insieme e bere insieme appunto un buon bicchiere di vino.
Adoro questo modo di ricevere rilassato, senza tante regole, senza tanti bisogna e dovrei, proprio solamente concentrato sul piacere di stare insieme e sulle cose belle, perché dopo tutto appunto il piacere dello stare insieme, il bello della domenica appunto, o comunque di un'occasione di trovarsi, è appunto il godere della reciproca compagnia, che sia anche semplicemente cucinare insieme e passare del tempo insieme. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, qual è il vostro piatto forte quando invitate degli ospiti a casa vostra, se vi fate riguardo magari a far cucinare gli ospiti per voi. Io ultimamente, giocando con Sole, con la bambina, sto approfittando tanto di questa tecnica, però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Spero vi abbia fatto piacere vedere come preparo un semplicissimo pranzo in famiglia con le poche cose che abbiamo in casa. Spero vi sia piaciuta la nostra tavola, vi ringrazio per essere stati con me anche questo lunedì mattina. Io vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!